Ehi, hey, ciao da Franco, ora vediamo un'altra situazione. A me se non concesso che tu con le informazioni, con le sole informazioni degli step da compiere, sia riuscito per bravura o per fortuna del principale piante ad avere un ok del creditore, vai a comunicare all'esecutato la buona notizia e l'esecutato incomincia a bombardarti di obiezioni. Sì, però mi aveva promesso che forse potevamo ancora rimanere in casa. Sì, però mi aveva promesso che mi dava più soldi. Sì, però il mio avvocato mi ha detto che lei ci guadagna. Io però non sapevo che lei comunque voleva vendere l'immobile e guadagnarci. Ed è lì che casca l'asino. Ti sei fatto un mazzo tanto, sei partito dal campanello, dal porta a porta, ti sei messo a disposizione per spiegare all'esecutato come si deve raccogliere la delega e perché devi prendere la delega, soltanto che non sapevi che mentre si raccoglie la delega è lì che prendi, che fai firmare la tua condanna a morte e il tuo successo, perché mentre tu parli in fase di raccolta delega, ovviamente ti puoi rovinare il futuro. Quindi se sei troppo vago, perché sei positivo, vuoi che ti dia la firma, incomincerai a fare delle false promesse, e non te lo spiegano questo nei corsi di formazione, non ti spiegano cosa devi promettere e cosa non devi promettere. Quindi l'errore principale che viene fatto è che ti dicono che devi prendere la delega, tu fai di tutto per prendere la delega e per farlo firmare magari gli dici ma sì, poi vediamo, ma sì, qualcosa in più le darò, ma sì, vediamo se riusciamo a farla stare ancora poi in casa. Tutte queste parole verranno poi usate contro di te quando accetteranno la tua proposta. Quindi andrai lì a festeggiare e ti troverai poi davanti a un muro insuperabile, insormontabile, perché non sei pronto, non sei preparato, non te l'aspettavi che l'esecutato si puntasse. Allora tu ti nervosisci, gli dici allora lei preferisce che la casa venga venduta all'asta, e lui ti dice sì, non me ne frega niente, me l'hanno sempre messa in quel posto, tu mi avevi detto così, piuttosto la brucio. Finisce così, perché lì ormai è tardi, non puoi più risolvere il problema dopo un mese, quando hai ormai l'ok dei creditori, la data del saldo fissata, perché il danno lo hai fatto il mese prima prendendo la delega e facendo false promesse, ok? È lì che ti rovini. E questo anche è una cosa che è intollerabile ed è impossibile veramente accettarla, perché in fase di raccolta delega deve esserci praticamente chi ti insegna una miriade di simulazioni di cosa dire e cosa non dire. Piuttosto non prendi la delega, ma devi sapere che cosa rispondere all'esecutato alle 10 domande classiche che lui ti fa, e le fa sempre e ogni volta. Chi non ha avuto le informazioni, gli strumenti per poter rispondere in maniera determinata, anche piuttosto non prendi la delega, poi si ripresenta il conto dopo e si ripresenta, ricordi, perché l'esecutato ha bisogno di soldi, l'esecutato spera sempre di rimanere nella casa, l'esecutato pensa che tu poi ci guadagnerai un sacco di soldi, e quindi non avendolo spiegato bene prima, non avendo risposto alle loro domande, anzi aggiungo non avendoglielo detto anche se lui non te l'avesse chiesto, sei veramente fritto. In quel momento lì ti viene il nervosismo perché sei andato sereno, senza difese, e ti arriva boom l'obiezione che ti uccide e ti rovina veramente tutti i piani. Quindi mi raccomando, quando vai in casa di un esecutato devi sempre avere la strategia per sapere come fare il primo approccio, sapere come entrare in casa, sapere cosa dire quando vedi la casa, sapere cosa dire quando stai per prendere la delega. E queste cose richiedono simulazioni e tempo, simulazioni e tempo. Noi lo facciamo vedere a Genova, però ovvio che in una giornata soltanto non riusciamo a completare tutte le obiezioni di un esecutato, e quindi è importante magari anche da noi venire a Genova a vederci all'opera, però comunque ricordati che sapere la teoria di come rispondere ti permetterà di andarti a preparare bene il terreno in maniera tale che tu, quando avrai l'ok dei creditori, sarai sereno e potrai vivere tranquillamente la tua seconda fase dell'operazione nel modo più tranquillo, e l'esecutato ti ringrazierà e ti abbraccerà perché gli hai tolto i debiti per sempre. Bene, ora vediamo nel prossimo step un'altra cosa che è importante, e si parla di come accedere a informazioni complete
a un costo accessibile per tutti. Ci vediamo nell'ultimo video, ti ringrazio ancora, io sono quasi arrivato a destinazione, sto entrando in Svizzera, sto andando a vedere delle operazioni anche in Svizzera, l'altra settimana ero in Francia. Un investitore deve cercare sempre di ampliare un po' tutte le proprie conoscenze, e quindi ora poi ti parlerò anche dal Canton Ticino. Bene, ci vediamo nel prossimo video.